Mi dispiace, ma però devo parte e lascia la mia bella Turì. Ciao Turì, mi vado via, vado lontana a travaglie, mi sai neanche cosa che sia, sento il cuore a tramule. Ciao Turì, mia bella terra, che tristezza, che pensè, amas mia neanche vera, a dove ti abbandonè. Mi vedrai pinen le mole ne capucin, porterai pinen le belle cite al Valentin. Torino, mi vado via, vado lontana tra vaie, mai darai la vita mia per poter prestriturne. Ciao Turì, mi vado via tra vaie, mi sei ne cosa che sia, vado via per tra vaie. Ciao Turì, mi vado via, vado lontana tra vaie, mai darai la vita mia per poter presti tornare. Allora cominciamo, buongiorno a tutti, siamo all'Arena Piemonte per parlare o per stare insieme un'oretta parlando di e ascoltando musica, parole, paese che vai, parole che trovi,
organizzato in collaborazione Consiglio regionale del Piemonte e Centro Studi Piemontesi, Cade Studi Piemontesi, ma parleremo di tutto il Piemonte, non solo di Torino. Io chiamerei subito per il saluto iniziale Stefano Allasia, che è il presidente del Consiglio regionale del Piemonte. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui a seguire questo convegno ad Arena Piemonte. Proprio del Piemonte vogliamo parlare, delle sue particolarità. Infatti qua all'Arena Piemonte, nello stand del Salone del Libro, si è voluto ricostruire un borgo, una parte delle nostre anche particolarità, delle nostre tradizioni, perché si è voluto oltre un borgo tipico e caratteristico dei nostri borghi, delle nostre vallate, si è voluto anche creare delle immagini ben precise, come può essere anche il muretto a secco, che è tipico e caratteristico dei nostri territori e non solo, come ho sentito in queste giornate, di altre regioni. Anche da noi si costruiva senza malta, con devozione e particolarità. Fortunatamente si è mantenuta questa tradizione, come vorremmo come Regione Piemonte e Consiglio regionale mantenere tradizioni. Questa legislatura si sta lavorando molto sul sistema tradizionale piemontese, sulla bandiera, sul nostro drapeau, con le sue caratteristiche, sulla lingua, sulle feste del Piemonte. Si sta istituzionalizzando la festa del Piemonte, oltremodo si è anche all'interno del contesto del Salone si è voluto lanciare anche una proposta che ogni, e qua esula dalla questione delle tradizioni piemontesi, però con una tradizione si è voluto mantenere quello che anche i piemontesi continuano a fare da sempre, la solidarietà dei popoli. Si è voluto istituire anche qua Arena Piemonte, quello che si è chiesto a tutti i 1181 comuni, un numero ragguardevole di borghi nel nostro territorio piemontese, tenendo conto in tutta Italia ce ne sono 7900, immaginate solo l'ordine di grandezza, la particolarità che abbiamo noi in Piemonte e la frammentazione. Abbiamo voluto istituire anche qua la piazza dei diritti umani e civili. E la particolarità dei nostri territori è anche linguistica, sonora e parlata. Io purtroppo parlo in lingua franca, non in lingua piemontese, perché abitando a Torino ho poca familiarità, anche se la conosco molto bene, avendola studiata per tanti anni in corsi di piemontesi più di 20 anni fa, e già mi ricordo già 20 anni fa mi insegnavano che le particolarità della lingua piemontese erano proprio le coin, le desinenze. Già solo mia nonna che parlava l'albese e mio padre parlava il torinese, già solo quello c'erano grosse differenze, però con la capacità di comprendersi, oltremodo nelle musiche e oltremodo anche nel mangiare. L'enogastronomia è un punto d'orgoglio del nostro territorio, è una pluralità talmente vasta che alle volte un piatto che si viene cucinato in un modo in una vallata rispetto alla stessa vallata nell'altra parte del paese viene cucinato in modo differente, però con le stesse caratteristiche. Io vi ringrazio dell'attenzione, ascoltiamo le musiche piemontesi delle nostre valli, dei nostri territori, e poi anche il convegno che si svilupperà sulle particolarità della nostra lingua. Grazie. Grazie al Presidente del Consiglio regionale, perché ha voluto fortemente questo incontro. Un saluto da parte di Ivano Martinetti, che è il consigliere segretario del Consiglio regionale del Piemonte. Prego. Sì, buongiorno a tutti, è un piacere essere qui con voi oggi, ed è un piacere che spesso parlasse anche un po' piemontese, perché insomma siamo, come ha ricordato bene il Presidente Allasia, abbiamo voluto ricostruire quelli che sono i nostri borghi, quelle che sono le nostre tradizioni, che assolutamente non devono andare perse. Io rimango sempre molto colpito e stupito dalla creatività linguistica della parlata popolare. Lo ricordava molto bene prima il Presidente Allasia, no?
come cambiano anche le parole da un posto all'altro. Lui ha avuto la fortuna di studiarlo, il piemontese, nei corsi. Io, venendo da un paesino di Langa, parlo il piemontese, credo si possa definire slang, se vogliamo usare una parola straniera. Cioè, parlo il dialetto, l'ho sempre parlato anche in casa, quello, insomma, quello che impari per strada. E cambia molto, perché prendiamo una parola a caso, il coniglio. Qua il coniglio si può dire chini, da noi si dice purru. Ecco, poi se il coniglio più piccolo si dice anche perulin, perché abbiamo proprio tutto un vocabolario particolare. Quindi credo che queste tradizioni vadano coltivate, custodite e tramandate, perché le abbiamo non solo non sono solo esportate qua da noi, ma anche dobbiamo portarle anche al di fuori. Grazie a voi. E grazie per aver parlato in piemontese. Grazie a voi, e passare un buon Salone del Libero. Grazie, dei l'operatesi. Aspetta, Giovanni, dico ancora una parola. All'inizio avete sentito, e poi via via che tutti intervengono ve li presento, ma il richiamo ad entrare in arena è stato fatto da Rocco Evangelista e da Umberto Garavoglia, che poi risentiremo. Adesso do subito la parola a professor Giovanni Tesio, che farà un'introduzione generale a questo tema. Prego. Beh, io comincerei con una citazione che è questa: ben poco si può sperare da una nazione che abbia esaurito la propria matrice vegetale. Viene da Thoreau, viene da Walking, che è una delle sue opere fondamentali, che si può ben tradurre con camminare. Ecco, parafrasando, io dico che non di più si possa sperare di una nazione che abbia esaurito la propria matrice dialettale. E non faccio qui questioni nominali, non sono un nominalista, per me lingue, dialetti convivono in una stessa affettività. E mi rendo ben conto che il piemontese sia lingua, ma ad un tempo ha tutta una varietà di parlate locali delle quali siamo qui indubbiamente a parlare. E qui ben si inserirebbe una citazione del tutto pertinente, perché dietro il nome di Thoreau è convocabile un'eletta schiera di seguaci non soltanto letterari. Se penso ad esempio al film di Champagne, Into the Wild, tratto dal romanzo di John Krakauer, ma anche se penso a Hermann Hesse e alla sua ricerca del naturale, sia che si stabilisca in una casa di contadini a Geiernhofen, sul lago di Costanza, sia che lo affascini il piacere del viaggio d'Oriente come luogo dell'anima. Nella canzone di viaggio recita: piacere più profondo non conosco sulla terra se non andare lontano. Il particolare, il locale, è fortemente congiunto con l'universale, questa è la mentalità che ci guida. Sia che senta l'attrazione della foresta pluviale, fiume nella foresta vergine, qui passo giorni quieti nella foresta, nella capanna di canne e nella leggera piroga, e raramente un suono del mondo umano ridesta ricordi assopiti. Mi domando, suggestioni vane? Citazionismo letterario? E mi rispondo, ma proprio per nulla. Se il Salone di quest'anno si intitola fascinosamente e anche un po' misteriosamente Cuori selvaggi, che vuole poi dire cuori che incontrano non soltanto il diritto di specie, in questo caso di specie umana, l'idea insomma che l'uomo sia il centro di tutto, ma che invece occorra andare oltre l'uomo per raccogliere il vegetale, l'animale, aprirsi insomma alla più aperta accoglienza, non al settarismo o perlomeno alla settorialità. Mi si permetta di ricordare ciò che rispose Primo Levi a una mia domanda. Nelle sue poesie parlano spesso piante e animali. È soltanto un fatto dovuto all'educazione scientifica? Ecco la sua risposta, secondo me profetica, perlomeno molto attuale. È il frutto di una curiosità insoddisfatta. Ho citato altre volte il saggio in cui Aldous Huxley dice che il suo romanziere
dovrebbe essere uno zoologo. Per me esiste questo amore unilaterale, soddisfatto solo in parte. Amore per la natura in blocco e in specie per i fruschi, come diceva Carlo Levi usando un termine del dialetto lucano, cioè per le povere bestie. Negli animali c'è l'enorme e il minuscolo, la saggezza e la follia, la generosità e la viltà. Gli animali ci sono amici, ci sono compagni indubbiamente di viaggio. Ecco qua dunque, la difesa delle specie più deboli, a cui la specie, che metto tra virgolette rigorosamente, dialettale, appartiene. Noi abbiamo, come dice Henry De Luca, un'Amazzonia di dialetti, sempre seguendo il filo della foresta, e anche lui, come si vede, lega le lingue locali alla difesa del maggior bacino di vegetalità citabile al mondo. Un altro esempio di come le cose si tengano e di come questo mio discorso sia tutt'altro che evasivo. In tempi di localismi che possono diventare, non dico che lo siano, dico che possono diventare asfittici, di sovranismi, di populismi e anche del nuovo fascismo, che è l'accentramento linguistico e culturale del consumismo e così via, le strade sono due: o cadere giusto appunto nell'asfissia di un elogio sterile, o aprire il ventaglio delle nostre menti e delle nostre mentalità per conciliare tanto la difesa della biodiversità, che è stata qui convocata dal Presidente, come suol dirsi, o delle varietà dei vitigni, o delle altre tantissime varietà vegetali. Il nostro Ottavo Burat, che qui ricordiamo sempre con grande affetto, capace di un'intelligenza speciale, ha parlato una volta magnificamente della rivira del Pum, la rivolta della mela, difendendo contro l'omologazione la mela locale. Mangiamo la mela nostrana, cominciamo la rivolta della mela. Non ci importa se ci danno del localista folle, noi sappiamo che mangiare la roba sana e fresca di casa nostra può essere uno dei modi più sicuri per salvare il mondo. E questo dice, in un libro magnifico che vorrei tanto citare, che vorrei che tutti leggessero, La Sum Senentae La Lenga. Per chiudere questo discorso, che non voglio che sia così lungo, che potrà sembrare, spero che solo sembri, fuorviante, e a cui rivendico invece una piena pertinenza, potrei citare ancora il discorso di Stoccolma di un poeta irlandese come Seamus Heaney, ma mi limiterò a citare invece un insospettabile ed energico critico delle nostre patrie lettere, Carlo Dionisotti, il quale così scriveva al curatore di un libro che lo riguardava, Giuseppe Anceschi: le dirò subito che io sono regionalista e municipalista convinto, per il passato e per il presente, non perché non faccia il debito conto dell'unità, ma perché mi rendo conto della forse inevitabile insufficienza del nostro Stato unitario e, insomma, credo alla validità in Italia delle tradizioni e iniziative locali, di cui naturalmente le nostre lingue locali fanno parte. Grazie. Grazie al professor Giovanni Tesio. Enzo Vacca all'Arpa Celtica. Vi faccio ascoltare una ballata che sono contento venga dopo l'intervento dell'amico Giovanni, perché è presente in tutti, diciamo, in diverse parti del Piemonte, con tante parlate. Addirittura esiste una versione in franco-provenzale cantata da Alberto Cesa, e quindi sono contento di presentare questa specie di El Fiel del Re. El Fiel del Re, sala dai tumbal, El Fiel del Re, sala dai tumbal, e per le donne marida e da marite, o e canaveno tutte quante, la bella idesa al suo marì, la bella idesa al suo marì, o malassemine al ballo. Ma ti al bal ti n'andarei pa, ma ti al bal ti n'andarei pa, sare che ti triturnai mia, ma ti al bal ti n'andarei pa, sare che ti triturnai mia.
altri andaranno, gli altri torneranno, gli altri andaranno, gli altri torneranno. Mina far come fanno gli altri andaranno, gli altri torneranno. Mina far come fanno gli altri. Quando l'estate lancia il bal, quando l'estate lancia il bal, e il fiel del re occa la vista e alla porta la stanza con chiel, e alla porta la della stanza. Cosna dirà lo mio marì, cosna dirà lo mio marì, che mi torno bene a casa, cosna dirà lo mio marì. Ma voi pensate di averne un altro? Cosna diran le mie masna, cosna diran le mie masna, cave dupi la sua mamma, cosna diran le mie masna. Ma voi pensate di averne di altre? Un po' più bella, un po' più graziosa, che è mio al re di Francia. Quando l'estate arriva al mar, quando l'estate arriva al mar, alle sentì se c'è me mamma. E per la gran disperazione, per la gran disperazione, o massa se lo campa dentro. Fa la serche, e il fiol del re la fa la serche, e l'andruva là in mezzo al mare, e il fiol del re la fa la serche. O che dai pes l'era mangea. Grazie. Grazie. La parola a Ines Cavalcanti e a Flavio Giacchero, occitano e franco provenzale. Prego. In occitano vi voglio parlare di due parole che per noi significano molto e che abbiamo tirato fuori e riattualizzato. Una è sempre stata usata in chiave positiva dai trovatori fin dal 1200 ed è la parola convivenzio. Convivenzio significa l'arte di vivere insieme in armonia. E allora non sto a dirvi oggi quanto questa parola è importante. Sulla convivenzio nel 2006 abbiamo costruito Occitano Lingua Olimpica e sulla convivenzio siamo alla 14ª edizione del Premio Stan Scrittura in Lingue Madri che si terrà il 24, 25 e 26 di giugno e che ha portato ad Ostana 44 lingue da tutte le parti del mondo, tutte lingue che gridano la loro voglia di vivere. E poi vi voglio parlare di un'altra parola chiave, che era una parola negativa, bugre. Bugre voleva dire bonumas, voleva dire un poveraccio, voleva dire una persona che comunque non era considerata e derivava dal bulgaro bulger ed era usato, come arrivava come dispregiativo nei confronti dei catari, una grande religione
che nel 1200 è stata distrutta con la crociata degli Albigesi. Noi su Bugre abbiamo costruito un film che dura 3 ore e 20, che è stato proiettato anche qui a Torino e che è un viaggio in 5 paesi, la Bulgaria, l'Occitania d'Oltralpe, le valli occitane, l'Italia e la Bosnia, e che vuole parlare di questa parola per dire che oggi dobbiamo assolutamente anche lì vivere in convivenzio. Grazie dell'ascolto. Bene, buongiorno a tutti. Io invece vi porto una parola soltanto perché abbiamo poco tempo a disposizione. Una parola che riprende il discorso molto bello del professore di poco fa, perché questa parola mette in connessione il mondo animale, il mondo vegetale, come vedremo ovviamente il mondo umano. Ed è una parola, io dovrei parlarvi di franco-provenzale perché provengo dalle vallate di Lanzo, franco-provenzali. In realtà è una parola che connette anche 3 lingue. 2 lingue di minoranza linguistica e il dialetto è la lingua piemontese, diciamo, perché è molto simile, si trova nella forma franco-provenzale, forma occitana, forma piemontese, ed è il Göddu. Noi a Viu diciamo Goddu, un po' più chiusi, Geddu, a più aperto, God. Comunque, ecco, un termine che bene o male un piemontese conosce perfettamente, ma nessuno sa proprio che cosa voglia dire, e nessuno forse mai potrà saperlo, perché effettivamente è un termine polisemantico, ha molti significati. Diciamo che il primo significato, che più o meno conosciamo tutti, chi ha un bel geddu ha un bel modo di fare, viene molto usato ad esempio nella musica, chi ha un bel geddu è uno che sa ben suonare, ma il geddu ce l'hanno anche gli animali, a volte una capra, una mucca può avere un bel geddu, un cavallo a camminare. E quindi cosa vorrà mai dire questo termine? È un termine innanzitutto che a quanto pare può essere chi ce l'ha, o ce l'hai o non ce l'hai, si dice, però in realtà non è così vero, perché si può anche apprendere, quindi si può trasferire, si può apprendere attraverso l'osservazione di chi ce l'ha, ed è qualcosa che da immateriale quasi si fa materiale nel momento in cui può addirittura portare a commuovere le persone. Chi suona molto bene può portare alla commozione degli ascoltatori. Ma quindi cosa vorrà dire questo termine? Geddu potrebbe essere simile a avere il significato che ha garbo, ad esempio, perché chi ha un buon geddu solitamente ha un buon garbo, è una persona educata, gentile, con un modo di fare pertinente sempre e come dire, bello, esteticamente bello. Ma garbo da dove arriva? È un termine che arriva, è un'etimologia incerta, potrebbe arrivare dall'arabo calib, che vuol dire modello, forma, e qui ci starebbe in qualche modo, perché è una forma, un modo di essere, però potrebbe arrivare anche dal gotico garus o garvus, ornamento, adorno, e ancora ci siamo, perché è qualcosa in più che uno ha. Ma geddu è molto simile a per onomatopeia, cioè per senso, al francese ged. Cosa vuol dire ged? Ged, l'etimologia è molto interessante, perché arriva addirittura dal longobardo e vorrei dire, insomma, erba colorante. Un'erba che colora, quindi arriviamo nel mondo vegetale. Ma che cosa fa questa erba che colora? In francese il ged sarebbe il guado italiano. Il guado è la Isatix sittoria, cioè una crucifera che veniva utilizzata in antichità, qui salto per farla breve, è il blu indaco. Pensate che il blu indaco era uno dei colori più difficili e più rari in antichità, e immaginiamo che questo termine Göd possa avere una vera somiglianza con questo blu. Chi aveva il blu era una persona di grande prestigio. I blu che vediamo nei nostri costumi e abiti tradizionali sono rari, ma sono proprio per quello, sono preziosi. C'erano addirittura dei guerrieri del nord che si dipingevano di blu, i tichi di blu, e hanno spaventato addirittura i romani. Quindi sicuramente chi aveva questo colore portava un messaggio di prestigio, di eleganza, e quindi a noi non dispiace immaginare che il nostro geddu arrivi proprio da un'erba che ha colorato gli oggetti, abiti, ma anche spirito. E quindi chi porta dietro questo geddu è una persona semplicemente educata, elegante, come la nostra tradizione ci ha tramandato, e speriamo di poterla tramandare ancora a lungo. Grazie. Grazie a Flavio Giacchero e Ines Cavalcanti. Adesso tu cambi. No, no, aspetta, c'è l'internet. Tu cambi veste, vai a prepararti. Vai a prepararti. Abbiamo un intermezzo musicale cantato con Flavio Giacchero, che avete appena ascoltato, Gigi Ubaldi
e Marzia Rei, che ci fanno due canzoni, una in occitano e una in franco provenzale. Tanto ti passo già questo. Oi, 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 arrivato. Boom, boom, boom. Boom, oi. Buon dia a tutti e buona convivenza a tutti e buona giornata. Me parlo a un franco provenzale, ma con cui che parlo piemontese capisco abbastanza bene, con sei che parlo non si tengo, non capisco gli stessi, l'importante è capire tutti insieme. Il primo tocco che vi faccio sentire è una canzone in occitano. Il primo pezzo che facciamo sentire è un pezzo in occitano, è considerato un po' l'inno di tutti gli occitani e si chiama Secianto. È uno dei pochi inni, diciamo, nazionali che è anche una canzone d'amore. Per mamma mio che salue
un canto in franco-provenzale, che però abbiamo scelto una nuova composizione. Arriva da una poesia di un personaggio molto importante per Torino, ma non solo, Emilio Iona, che ha scritto durante la prima fase della pandemia questa poesia che noi abbiamo tradotto in franco-provenzale, la nostra variante delle Valle di Lanzo, musicandola. Faremo un canto a tre voci, sperando che si senta bene. E questo è il testo. Questa solitudine coatta su di un unico sapere, questa comunità contratta a leggere alle proprie sere, questo avere per confine la tua faccia centenaria e da regina la morte nella pulizia dell'aria. Ecco, Emilio Iona del 27 è in ottima salute, però è forse riferimento alla faccia centenaria, è autobiografico. Siete sta sol sforcia. Ci spostiamo con altre parole in un'altra parte di Piemonte, do la parola a Davide Figlier e parliamo dei valzer. Guten Tag, alle Jamt. Ich heiße Davide und komme von Zeschrutol. Sono qui, come avrete capito, a parlare una lingua un po' più esotica delle altre, è la lingua del piccolo popolo delle grandi montagne, come li chiamo io, che sono i valzer. Io vengo dalla Valsesia e ho anche il piacere di avere accanto a me un valzer vero, perché io in realtà sono, come dico sempre e ci tengo a dire, sono un piemontese, piemontofono, prestato alla causa valzer. No? E, quindi niente, paese che vai, parole che trovi, io ho pensato a una parola in particolare, la parola parlare, perché non so se conoscete i valzer, sono questo popolo, sono i colonizzatori delle Alpi che hanno creato, partendo dal loro dall'Alto Vallese, circa 150 comunità sulle montagne, dalla Savoia fino al Tirolo. Guardando i valzer al giorno d'oggi, anche quando ad esempio si incontrano ogni tre anni al loro raduno internazionale, il Valzer Treffen, vedendo i loro costumi, il loro modo di fare, vedo che sono molto diversi, ogni comunità è a sé, con delle caratteristiche proprie. Però l'unica eredità comune, quello che fa di loro un popolo, è proprio la lingua, il loro parlare. Una lingua che è riconoscibile, ha degli elementi comuni, ed è riconducibile alla lingua parlata, a quell'antichissimo tedesco parlato nell'Alto Vallese. Un tedesco così antico, quello parlato ancora oggi, che avrebbe messo in difficoltà anche Lutero quando nel 500 tradusse la Bibbia. Ecco, parlare.
In Valsesia abbiamo tre comunità storiche attualmente ancora dove la lingua è o era parlata. Abbiamo Rimella nella Val Mastallone, Rima in Val Sermenza e Alagna nell'Alta Valsesia, ai piedi del Rosa. Allora, soltanto in queste tre comunità parlare si dice in tre modi diversi. Ad Alagna si dice Schwätze, una parola che troviamo anche magari gergale ma in Germania. A Rima troviamo Areidu, a Rima tra l'altro la lingua si è estinta circa 20 anni fa, e a Rimella troviamo il verbo Spallu. Spallu è proprio un po' il verbo bandiera dei rimellesi, che sono così orgogliosi della loro lingua, questa lingua che hanno conservato miracolosamente, secondo me, per 8 secoli, quasi 8 secoli. Una lingua, tra l'altro, che negli ultimi 200 anni è anche diventata, se volendo, superflua, perché tutti i valser, tutti i rimellesi parlano tranquillamente italiano, che questa è abbastanza recente, ma parlano il piemontese. Però hanno voluto comunque parlare per le cose importanti, le cose che riguardano gli affetti, la casa, le loro radici, il ticciu, il loro ticciu. Quindi questo è, penso che sia una parola, la parola che è proprio importante. È quasi una, come dire, non so, il fatto che quello che unisce tutto questo popolo è la lingua, però il verbo parlare si dice in modo diverso. Lavorare invece lo dicono tutti allo stesso modo, perché e lavorano e hanno sempre lavorato tanto per vivere, immaginatevi, ad alta quota tutto l'anno. Adesso però volevo solo farvi sentire un breve saluto, soltanto un saluto nella lingua di Rimella, e poi volevo concludere con 2 secondi con una ninna nanna nel tedesco di Rima, un tedesco che ormai è estinto purtroppo, ma che risuona ancora. È una ninna nanna che io non ho potuto cantare ai miei figli perché non la conoscevo ancora, però la tengo in serbo per gli eventuali nipoti. Jeden Tag allene. Ich komme mal aus Rheinmalju und ich tiene noch Spaluticcio. Und ich bitte Friedo Spaluticcio. Anzi, kann ich proprio... Vreit Friedo. Ich nehme Lied aus Rheinmalju, kann ich Spalu. Und Junge, ich kann dalle na weg und der Spalu nehme Ticcio, perché ich tue Scheme. Schenterwürg. Così va a traduco? Sì, traduci tu allora. Io ho detto, buongiorno a tutti, vengo da Rimella e parlo ancora il tedesco antico. Ce ne sono più pochi perché non c'è più tanta gente a Rimella. Purtroppo i giovani non lo parlano più perché sembra che si vergognino di parlare il tedesco. È così. Grazie a tutti. Fratres Gott. Ecco, la ninna nanna, appunto, i giovani si vergognano purtroppo, i vecchi non gliel'hanno insegnato, è così. E la ninna nanna, praticamente, ve la traduco, dice dormi bimbo, dormi, nel prato di sopra ci sono 3 pecore, una è bianca, l'altra è nera e l'altra va matta per il sale. Dormi bambino, dormi, i bimbi di Rima sono tutti buoni. Ve la canto. Mi lancio per. Schlof, mischenje, schlof, in dobru matu sind drischof. Schlof, mischenje, schlof, in dobru matu sind drischof. Eis ist weiß und Sandra schwarz. Und dritta lacco ciò gera scholz. Schlof, mischenje, schlof, in dobru matu sind drischof. Schlof, mischenje, schlof, drimaruchend sind agli brof. Bravissimo, bravo. Savia neanche cantava, ecco. Poi chiuderemo tutto in musica, però mi voi sarei per la parca completa come moderator, con invece che serne una parola in piemontese, voglio leggere
la chiusa di una poesia Tera di Oreste Gallina, così ci trasportiamo nelle Langhe, che da un libro che abbiamo appena pubblicato come Centro Studi Piemontesi, che presenteremo domani pomeriggio nello stand del Centro Studi. Sono 4 righe, ma pare sentumaco il piemontese. La idamanca del sul e della frescura, la immacan sogn cari mentre s'avzina, portme pare lassù un culari pura, lassù mi vei arnase an slaculina. Adesso chiamo il trio che farà una canzone in piemontese, poi chiuderemo con Enzo Vacca e in chiusura finale Rocco Evangelista e Umberto Garavoglia, loro arrivano da Fubine. Qui abbiamo proprio rappresentato in qualche modo un po' tutto il Piemonte, tutte le parti che siamo riusciti. Quindi adesso andremo a chiudere tutto in musica. Prego, a Flavio Giacchero, ecco, sì, Marzia, sì, pronto. Rei e Gigi, ci sentite? Ubaldi. Sì. Allora, sì, molto velocemente eseguiremo una canzone ovviamente in un piemontese arcaico, La Guerriera, cioè Costantino Nigro l'aveva dato questo titolo, è una ballata molto antica, e in questa variante, questa lezione è stata raccolta da Martinotti, che purtroppo ci ha lasciato precocemente, ed è dalle sorelle Negro della Alt Langa, erano due sorelle cantrici come tutti in quel periodo ancora. Prego. Che pianzi vuoi padaroi, perché pianzi mai voi, o ma pianzi prandar in guerra a gamba. Grazie Enzo Vacca. Intanto chiedo al fisarmonicista e al clarinetto di prepararsi. Ma chi? La tua? Sì, che si sente. Si sente un po' di più? Ok. Allora, volevo dire che questo è un pezzo che riassume un po' tutto il mio lavoro. È una piccola composizione per raccontare la mia vita. Ho vissuto tra l'Alta Langa e la Bassa Valletana. E questo sono io da bambino che cammino tranquillo sulle mie colline e sulle mie pianure. Si chiama Beldeut. Thank you.
Chi è interessato oggi, sempre oggi alle ore 14 in Sala Lilla, Enzo Vacca terrà un laboratorio di arpa celtica, ci guiderà in questo laboratorio, la sala è proprio qua, quindi chi è interessato sappia che con Enzo può continuare alle ore 14. E noi finiamo Paese che vai, parole che trovi, come abbiamo cominciato con Rocco Evangelista e Umberto Caravoglia. Mi correggo, loro arrivano da Livorno Ferraris, si cacco il diavolo hai detto, scusami, arrivano da Livorno Ferraris, hanno iniziato questo incontro, lasciamo che loro chiudano con due pezzi. Ringrazio il Consiglio regionale, il Presidente, il Consigliere Martinetti, ringrazio Davide Figlier, Ines Cavalcanti e Giovanni Tesio che sono riusciti a fare proprio una cavalcata velocissima, però abbiamo davvero visitato tutto il Piemonte. Grazie a tutti e speriamo a Dversi Lankaiven. Vai Rocco. Grazie a voi. Andiamo con Al Blues ad Le Vacche di Gippo Farassino e poi una mia composizione solamente piemontese, ok? Vai! Senza di ok, alla mattin bunura mi parto de pastura e porto a spastre vacche e due bucce. E il sol che spunta in varda, dare le nevole bianche, l'hai l'impressione che disa quasi ben. Sale ciste, e ciste sale, e ciste sale dai e dare. Sale ciste, e ciste sale, e ciste sale dai e dare. Arrivamo a sta campagna, mansetto sna morena, e con al cane faso colazione. La scaia gurgonzola, ma cula mola mola, e tanta cussa quad cuppati bu. E sale ciste, e ciste sale, e ciste sale dai dare. E sale ciste, e ciste sale, e ciste sale dai dare. Gigan con fido terzo, l'anvoda fido primo, i passo un'armonia la giornata. E quanche il sul va sutta, mi vanta che mi rassegna, chi ciappa le mie bestie torna a ca. E sale ciste, e ciste sale, e ciste sale dai e dare. E sale ciste, e ciste sale, e ciste sale dai e dare. Umba, 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 umba. Ultima strofa. Sarà una vita grama, lei nutra cam la conti, lei sempre me che vivi in tua città. Bullen la cartolina, come fasia prima, e vivo finalmente in libertà. E sale ciste, e ciste sale, e ciste sale dai e dare. E ciste sale, e sale ciste, e ciste sale dai dare. Concludiamo con una bella polchetta da me scritta e completamente piemontese. Thank you.
Ringrazio tutti gli ospiti intervenuti, i maestri, per la loro professionalità, per quello che hanno portato in questo momento. Trasmettiamo ora un video realizzato dal Consiglio regionale del Piemonte per la valorizzazione dei borghi piemontesi. Grazie a tutti e grazie a tutte le persone che sono intervenute. Il bello di vivere in questi borghi è la pace, la tranquillità e il contatto con la natura che abbiamo da sempre. In città no, no grazie. Anche perché io ho bisogno proprio di far sempre qualcosa. Io sono, come si dice, selvaggia. Mi piace stare in montagna, in mezzo ai boschi, non lo scambierei con nulla al mondo. Sopporto veramente con difficoltà i rumori. L'assenza di traffico, di macchine, di casino. Vedere dei paesaggi bellissimi. E per me lavorare qua in montagna è tutto, stare alla natura, stare a contatto con le api. Crescere una famiglia qua lo trovo veramente una fortuna. Probabilmente in città ci saremmo sentiti dispersi anche noi. Il bello di stare in un borgo è innanzitutto la comunità, perché ci si conosce, se hai bisogno appunto chiedi, è molto bella come società. Cioè si inizia prima di tutto la collaborazione per poter far funzionare una comunità. E quando si è in pochi è più facile organizzare le cose. Essere qui tutti insieme ha anche un senso un po' di resistenza, nel senso che si è in un luogo piccolo e bisogna anche aiutarsi. Sembriamo tante teste dure, ma poi alla fine ti facciamo tutti un sorriso, qua salutiamo ancora tutti nel paese. Se noi facciamo una manifestazione di arte contemporanea, quella del borgo viene a vederla, perché fa parte di una cosa che si fa sul suo territorio, quindi è anche un po' sua e lo sente. Avevo una vita molto più piatta giù, perché la sera andavi al bar o cercavi di fare qualcosa qui invece per il fattore della comunità. Perché abbiamo sempre una cena organizzata con qualcuno. E tutto questo in un borgo piccolo di 50 anni. Uno dei difetti che si può trovare nel vivere in un piccolo borgo è di non avere servizi a portata di mano. Essendo pochi ed essendo una comunità, i servizi ce li creiamo. Ritorniamo a creare dei legami sul territorio a partire dalla terra. Secondo me è molto importante, soprattutto negli ultimi tempi, collaborare, fare appunto rete. La collaborazione ridiventa in qualche maniera principale, ecco. Perché se fai agricoltura ti stai prendendo cura del territorio in un'epoca in cui insomma tutto ci dice che se non te ne prendi cura poi i conti te li fa pagare. Quindi è tutta una simbiosi tra natura e allevamento che rende questi posti unici, perché c'è una tutela e c'è una conservazione del territorio. È un po' anche il fatto delle radici, no? C'è chi si sradica più volentieri e chi invece è ben radicato e non se ne vuole andare. Spesso ripeto che è stata una scelta, non è stato un proseguire l'attività di famiglia. Io ho dovuto andare via per scegliere di tornare qua. E l'ho scelto quando ho capito che alla fine le cose che mi piacevano di più, le cose che volevo fare, erano in montagna. Non avrei mai immaginato di tornare qui, io mi vedevo all'estero, in giro, da qualche altra parte. Perché? Perché alla fine la nostalgia anche del sapore, delle piccole cose e della qualità della vita che avevo assaporato da,
da bambino, da adolescente, era sempre molto, molto forte. Io per queste strade ci giocavo, cioè giocavamo a guardie ladri, andavamo su per le montagne, per i terrazzamenti delle viti, ci nascondevamo, poi rubavamo qualche acino ogni tanto. Cioè, era più importante, vabbè, innanzitutto svegliarmi ogni mattina in un posto che mi piace. Ma anche perché tutto sommato, quando tu vivi e nasci in un posto, sei di quel posto, sei dei boschi, dei prati, tutto l'insieme che ti appartiene in qualche modo. E questo ti permette, almeno a me ha permesso, di andare in tanti posti sentendomi sempre a casa. Boh, si sta bene qua, voglio dire, ci si conosce, meglio di così. E poi veramente ognuno deve trovare il proprio equilibrio. Secondo me in questi posti qua si trova un equilibrio che la maggior parte della gente riuscirà a trovare.